For over 28 years, Aflac has been a champion, donating over $168 million to fight pediatric cancer and blood disorders, including sickle cell disease. This December, Aflac proudly joins 97.1 Wash FM and Children's National Hospital for the annual Wash for Kids Radiothon. Mark your calendars for December 14th and 15th for a heartwarming 14-hour live broadcast where you can join Aflac in their efforts to support the miracle work happening at Children's National. Save the date, tune in, and be a part of something extraordinary with Aflac. Io vuoi vincere a Milano con Bernardo e a Roma con Michetti. Senta Salvini, Durigon, il caso Lamorgese che lei ha aperto, la questione Giorgetti, Morisi, che settembre è stato per il segretario della Lega? Io sono felice di che voto gli dà questo settembre, no, se possiamo. Non lascio dare agli italiani, chi si loda si imbroda. Beh, una positività paragonabile solo a quella per Covid. Questo è Settimana Grezza, il weekly podcast che vuole darvi tutte le notizie necessarie per essere tra i tuoi amici il Ryanair della situazione. Ma lo sai che se aggiungi un po' di soldi a Renzi ti parla bene delle condizioni lavorative del Qatar? Perché accontentarti di una sola lega? Con 49 milioni ne puoi avere due. Ecco, se aggiungi altri 15 euro per te c'è della droga liquida. Che settimanina pesante, eh? Ci vorrebbe un aiutino da Morisi per tirarci un po' su, eh? Comunque, anche in Italia sono arrivati gli uragani. E sarà il cambiamento climatico, ma è un uragano un po' particolare. E se avesse un nome, se potesse avere un nome, probabilmente si chiamerebbe uragano di merda. Perché fondamentalmente non colpisce una zona, ma tutta quanta la Lega. E comunque siamo arrivati al famoso svegliami quando finisce settembre. Certo, per alcuni più che una sveglia è stata una botta. Però, in ogni caso, quando si dice beh, poteva andare anche peggio, probabilmente non avevano ancora conosciuto la Lega e soprattutto non avevano ancora conosciuto Pillon, quelle persone, perché la Linguetta Lunga, la nostra amica Linguetta Lunga, ha detto al Foglio durante un'intervista che all'interno della Lega c'è la corrente Mykonos e che i gay all'interno del partito tra Camera e Senato non bastano due mani per contarli. Poi ha smentito l'intervista, però che gelosona, La vita privata di un cittadino italiano, no. Però ognuno è libero di gestiva scegliere. Milioni di like questo cittadino italiano. Ma gestiva l'opinione pubblica cosa italiana. Lei a casa sua la sera, è problema mio? Drogati. No. Gestisce un'informazione. Appunto. La droga è morte. Quello che vuole, se poi sbaglia e fa delle fesserie, sì. È un problema suo. Io non vado a dire agli altri di non drogarsi e poi vengo coinvolto in un la droga fa male. Io dico di non drogarsi. Perché questo la droga è settimana grezza. Comunque mi piacerebbe che lei intervistasse un residente a caso, uno. Drogati. Sarei meglio. Salvini, si parla di festini a casa di... Drogati, sarei meglio. Private personali non le commento di nessuno, né degli avversari, né degli amici. Questo è Settimana Grezza. È politica quella che un suo così stretto collaboratore abbia avuto questa... vita privata, non commento io i fatti del figlio di Beppe Grillo. No. Drogati, sarei meglio. I problemi di casa Conte. Posso commentare con disgusto il linciaggio? La droga fa male. Comunque, a parte gli scherzi, la settimana scorsa è stata particolarmente serena per la Lega, Cioè, soprattutto perché prima era uscito il caso del tentativo di oscurare l'inchiesta quella su Fanpage Follow the Money, quella in cui praticamente l'ex sottosegretario al Ministero per l'Economia, Durigon, diceva al telefono che il finanziere che avrebbe seguito, che seguiva il caso dei famosi 49 milioni, era stato messo lì dalla Lega. Cazzo, meno male che si è scoperto che Morisi, il capo della comunicazione della Lega, è stato beccato in possesso di droghe andando contro ogni cosa che aveva comunicato nel profilo di Salvini negli ultimi anni. Ecco, diciamo che se il centro della sua comunicazione non fosse stata la lotta alle droghe, abbasso gli omosessuali e prima gli italiani, ecco, probabilmente non staremmo parlando così tanto del fatto che due ragazzi rumeni, dopo essersi allontanati da casa sua, dove erano stati per più di 12 ore in compagnia di Morisi, sono stati beccati, sono stati trovati durante un controllo di polizia in possesso di droga data a loro da Morisi. Ecco, è quello che in gergo tecnico si chiama combo. Non mi stupirebbe se continuando a cercare in casa sua si trovasse anche un graffito con scritto Salvini merda.
Però dai, almeno non si trattava di cannabis. Quella no. For over 28 years, Aflac has been a champion, donating over $168 million to fight pediatric cancer and blood disorders, including sickle cell disease. This December, Aflac proudly joins 97.1 Wash FM and Children's National Hospital for the annual Wash for Kids Radiothon. Mark your calendars for December 14th and 15th for a heartwarming 14-hour live broadcast where you can join Aflac in their efforts to support the miracle work happening at Children's National. Save the date, tune in, and be a part of something extraordinary with Aflac. Della fame per cercare di salvare il referendum sulla cannabis. La droga è morte. Sta accadendo che i comuni non ci stanno inviando i certificati elettorali. La droga fa male. Questo potrebbe annullare la raccolta delle firme. Il termine per consegnare le firme è il 30 settembre. Come comunicato al promotore abbiamo raccolto quasi 600.000 firme delle 500.000 necessarie. Oh, e dopo l'uragano della Lega, l'altro tema caldo di settembre sono i referendum. Perché con lo sblocco delle firme, anche tramite SPID, sono arrivati i primi problemi, chi lo avrebbe mai detto. Ad esempio sul referendum cannabis legale. Sì, perché fondamentalmente, secondo quanto prevede la legge, le firme, che in tutto hanno superato il 500.000 ormai, devono essere consegnate alla Corte di Cassazione entro la fine di settembre insieme ai certificati elettorali digitali dei firmatari, di chi ha firmato. E questi sono rilasciati dai comuni, che hanno l'obbligo di mandare questi documenti entro 48 ore dalla richiesta. Chiaramente questo non è successo per più di 1000 comuni. Ora, la faccio io la battuta sugli impiegati comunali che non lavorano, ce l'avete già. Ecco. Questa è settimana grezza. Che da tutti quei luoghi più di pubblico interesse. Ed ora nel 2021. Questo è settimana grezza. Che abbiamo scelto noi, che abbiamo scelto precauzioni e terapie sanitarie diverse da quelle imposte dai governanti. Questo è inaccettabile. Tanti giovani hanno deciso di vaccinarsi per paura. Questo è settimana grezza. Il presidente Draghi, ma per paura di non poter più entrare in discoteca, di non poter più fare un aperitivo con i loro amici. Ed allora sorge una domanda. È davvero questo il popolo che volete? Un popolo che vi è suddito per terrore, che per un briciolo di libertà è disposto a farsi inoculare un liquido di cui non conosce il contenuto, firmando un consenso informato con cui sia le case farmaceutiche produttrici, sia voi governanti vi sollevate da ogni responsabilità concernente gli effetti del farmaco? Questa è settimana grezza. La responsabilità di un trattamento sperimentale. Siamo in milioni tra medici, infermieri, osti, insegnanti, studenti, medici, sportivi, lavoratori di ogni campo a non essere disposti a sottostare al vostro ricatto. La nostra libertà, la nostra libertà è l'unica intanto, cosa per cui possiamo... Intanto, sul fronte Green Pass, oltre alla CUNIAL, che in Parlamento associa gli ebrei in Germania in quel periodo in cui uno metto con i baffi era in grado di fare discorsi particolarmente coinvolgenti. Ecco, li associa a chi sceglie di non vaccinarsi al trattamento che subiscono le persone che non hanno il Green Pass. Ecco, oltre a questa cosa, sembrerebbe che lunedì ci sia stato uno sciopero dei camionisti contro il Green Pass. Uno sciopero molto sentito, ma principalmente sui social, che ha creato disagi in alcuni punti delle autostrade perché hanno rallentato fino a 30 km orari, però fondamentalmente non è che fossero così tanti i camionisti a protestare. Poi, come se già di per sé i camionisti in autostrada non creano disagi. Questo è settimana grezza. Io vivo a Oxford, dove la maggior parte degli abitanti, sia che siano studenti, sia che non siano veri e propri abitanti della città, si muovono o in bicicletta o a piedi, o se proprio devono andare lontani, in autobus. Questo è settimana grezza. Guarda, sono arrivata a Londra 2 giorni fa, dopo una settimana in Italia, e la situazione non mi ha accolta nel migliore dei modi. Negli ultimi giorni sono passata davanti a 2 diversi distributori di benzina e ho visto file lunghissime di automobilisti incolonnati per fare rifornimento. Questo è settimana crezza.
Ho dovuto aspettare più di mezz'ora prima di trovare un driver ad un prezzo anche piuttosto elevato rispetto alla normalità. Quando sono salita sull'Uber, il driver mi ha detto che al momento c'erano la metà degli autisti. E in più è stato per me molto divertente controllare i tweet del giornale locale, che ha proprio istituito una vera e propria pagina di segnalazioni, per cui in tempo reale aggiorna gli automobilisti dicendo quando i distributori di benzina finiscono per scorti delle pompe. Questo è Settimana Grezza. Per strada abbiamo incontrato, considerando che erano le 3 di notte, siamo passati davanti una pompa di benzina e c'era una fila di qualche chilometro alle 3 di notte per gente che stava provando a fare benzina, e l'autista mi fa: sono anche fortunati che hanno trovato un posto che ha la benzina. Dice, non è questa fila, non è neanche tanto rispetto a quello che ho visto. E questo poi si è riflesso anche in altri ambiti, tipo ieri al lavoro noi abbiamo dei corrieri interni, dei driver che portano la merce ai clienti quando la comprano, tipo il servizio di delivery. E ho chiesto un servizio nel pomeriggio e mi ha detto: guarda, per oggi non ho niente, non ho nessun driver, abbiamo la metà dei driver soliti, quindi non te lo posso fare prima di domani, cosa che di solito questo servizio ce lo fanno direttamente in un'ora, fanno la collection e la delivery. Stamattina sono andata al supermercato e c'era un cartello con scritto che si scusavano per la mancanza di varietà di frutta e verdura, c'erano abbastanza scaffali vuoti per questo problema a livello nazionale. Ecco, e intanto ringraziamo Giulia e Lucrezia che hanno risposto all'appello su Telegram, che a proposito, se non seguite ancora basta cercarlo, Settimana Grezza su Telegram, su Instagram, ovunque, in poche parole. Intanto comunque in UK fare il camionista è diventato un lavoro più remunerativo che fare il broker. Sì, perché tra pandemia e Brexit, i camionisti, che fondamentalmente non erano cittadini inglesi, hanno smesso di lavorare o comunque hanno smesso di presenziare in Inghilterra. Questo ha fatto sì che fondamentalmente ci sia un problema di rifornimenti di benzina, che in alcuni casi siano stati messi dei limiti ai rifornimenti, agli automobilisti, per fare rifornimenti di più di 30 sterline alla volta. Ecco. Qui siamo tutti a ripensare alla mobilità cittadina per diminuire i flussi di auto e l'inquinamento. Bastavano 2 pullman con scritte cazzate nel 2016 e una Brexit e avremmo smesso tutti quanti di usare l'auto. For over 28 years, Aflac has been a champion, donating over $168 million to fight pediatric cancer and blood disorders, including sickle cell disease. This December, Aflac proudly joins 97.1 Wash FM and Children's National Hospital for the annual Wash for Kids Radiothon. Mark your calendars for December 14th and 15th for a heartwarming 14-hour live broadcast where you can join Aflac in their efforts to support the miracle work happening at Children's National. Save the date, tune in, and be a part of something extraordinary with Aflac. It's time to get your checking account to zero with free checking from PenFed. That's zero ATM fees, zero balance requirements, and zero time spent waiting for your paycheck to direct deposit, because you can receive it up to 2 days early. Open your account with just $25 and see how big zero can be. Apply online today at PenFed.org/free checking. Early direct deposit eligibility may vary between pay periods and timing of payer's funding. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. PenFed's got great.